Tibi Imperator Tior, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Signore Gesù, per Pio de Leon. No, simpatia il nuovo. I love you. Bon. Simplement, à un moment donné, nous ne sommes plus dans le monde réel, mais dans le vrai monde d'être soi-même, en face soi-même, pour un futur qui est un futur de la chevalerie. Je tiens quand même à spécifier que chaque chevalier au sein de notre ordre change de nom. Mon nom à moi, ce n'est plus Alain Ménard Page de Boran, c'est Nyctalus. Où est-il ?
Ah, il est là. Bon. Ah oui, d'accord, je cherchais partout. Sylvain Aletti s'appelle plus Sylvain Aletti dans Chevalerie. Il s'appelle Domi de Fontaneda. Ok ? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous êtes comme les serpents, vous laissez votre peau de tous les jours pour entrer dans un autre domaine qui est le domaine de vous-même. Et le crâne avec la bougie, c'est vous par rapport à vous-même, en face de vous-même. Vous allez changer de vie, changer de possibilité. D'accord ? Alors, il y a une chose que l'on n'a pas fait, mais que fait à la fin, c'est parce qu'il y avait plusieurs chevaliers, mais lorsqu'il y a un chevalier, lorsqu'il a fini ses rotations, qu'il a parlé et qu'il s'est bien regardé, et là, il prend conscience de ce qu'il va vivre. S'il ne prend pas conscience, il faut qu'il arrête. Mais là, il va passer. Et au moment où il arrête ses rotations, il éteint sa bougie, car sa bougie, c'est aujourd'hui, le crâne, c'est son futur. Il regarde sa propre mort. Alors, faire une référence à d'autres connotations d'ordre spécifique, etc., avec des crânes et les machins, ça n'a strictement rien à voir. Strictement rien à voir. Là, c'est l'être humain, l'individu, devant lui-même, face à sa propre mort. Que deviendra-t-il après être passé et lorsqu'il aura éteint sa petite bougie ? Car chaque chevalier qui a fait son tour aurait dû éteindre sa bougie à ce moment-là. Voilà. Est-ce que ça vous convient ou est-ce que vous voulez d'autres questions ? Ok ? Che il cammino del cavaliere non è soltanto un cammino con tutti gli altri fratelli e sorelle. È vero che siamo una cavalleria e che ai tempi dell'ordine antico combattevamo tutti quanti insieme e sappiamo già tutti come avveniva questo. Ma ricordo che poi ciascuno personalmente lo vive, fa un proprio cammino spirituale. Pertanto la figura del cavaliere chiamato alla ricerca del Santo Graal, che poi ha una connotazione spirituale ben precisa, un cammino di un cavaliere è un cammino interiore, alla ricerca del proprio io, del proprio essere e alla ricerca anche di ciò che ha un significato per lui nella vita, chiaramente quello che sono i suoi principi, i suoi valori, e quindi molte volte si cammina da soli, anche se apparentemente sembra che si cammini con tutti gli altri, ma poi è come se ci si defilasse e si proseguisse anche un cammino personale, da solo, che poi arricchisce molto, porta insieme agli altri a molti arricchimenti, ma molti arricchimenti vengono fatti via via che ci troviamo a combattere nella vita costantemente, giorno dopo giorno, con situazioni, ed è lì che via via si forgia il nostro carattere e la nostra personalità di cavaliere, perché la forza spirituale, la forza di ciò che sei, ti deviene dall'ordine in sé, ma anche da un cammino tuo proprio personale. Quindi io volevo proprio, non ho nulla altro da dire, ma volevo solo ricordatevi che ai nuovi cavalieri è un cammino comune, collettivo e unitamente anche insieme personale. Quindi questo ricordatevelo sempre, ciò che siamo, ciò che significa portare il mantello, ciò che significa portare quella croce, quel mantello lo dobbiamo indossare ogni giorno nella vita, perché ci deve ricordare come affrontare la vita, come affrontare gli altri, come affrontare tutti i problemi e soprattutto la forza di
risolvere, resistere di resilienza anche di fronte a tutte le situazioni negative che possono accadere nella vita. Quindi è questa la forza di un cavaliere e questo è il significato. Ovviamente loro erano molto forti, l'ordine antico era molto forte, era composto da persone molto forti, abituate, forgiate, e questo nell'epoca moderna dobbiamo esserlo anche noi. Quindi tanti auguri ai nuovi cavalieri. Brava. E tanti auguri, buon cammino nell'ordine, buon cammino e benvenuti. Bienvenue à cette magnifique cérémonie aujourd'hui, auquel vous avez participé, à nos amis d'Italie. Merci encore, et j'espère que nous nous reverrons, ou ici, ou en Italie, ou en Corse, où notre commanderie est installée. En qualité de grand prieur de la commanderie de Corse du Sud, de Porto Vecchio, puisque c'est là où nous sommes, eh bien, je tiens à vous remercier tous pour votre présence et dire combien je suis heureux que trois maillons nouveaux ont été intronisés aujourd'hui, font partie de notre commanderie, et que ces trois maillons sont très précieux pour nous. C'est-à-dire que d'une douzaine, on va passer d'un seul coup à 15, et il y en a d'autres encore qui sont en attente. Et nous vous ferons savoir où nous les ferons, peut-être en Corse, si vous voulez venir. Et donc, c'est une bonne chose pour nous. Et les trois maillons nouveaux que nous avons aujourd'hui, je pense que c'est trois maillons extrêmement précieux. Ils sont en or pour nous. C'est vrai que sur les trois nouveaux, il y a un joaillier. Et donc, de bijoux. Voilà, alors donc... avec leur fondon, leur coquille Saint-Jacques, car ils revenaient d'une profession sur le chemin de Compostelle. Donc ils sont nés, écuyers, avec être venus à Jésus. Ils avaient leur coquille Saint-Jacques. C'est ça ou pas? D'accord. Oui, c'est ça. C'est la première étape. C'est le grand pèlerinage du Neuville. Le pèlerinage de la vie que l'on fait. Donc ça a été le début. Après ça, il y a eu le fait... Mais très vite, dans la journée, ce matin, écuyer, cet après-midi, chevalier. Normalement, ils auraient dû attendre presque un an avant de devenir de écuyer à chevalier. C'était très vite. Grâce à vous, vous étiez là. Et puis ma foi, je pense qu'on a fait trois bonnes recrues. Je les en remercie et je leur souhaite. Voilà. Mes amis, je souhaite à nos nouveaux chevaliers le meilleur parmi nous. Je leur dis bienvenue, tous mes voeux et ceux de toute notre commanderie. Voilà. Et je vous remercie. Fratelli, sorelle, amici, amiche, oggi è un giorno speciale per due motivi. Uno, perché stiamo condividendo questo giorno con voi e per noi è un onore e un piacere. Da anni io ho una missione che è nata più di 20 anni fa, quella di unire i templari di tutto il mondo, e nel 2014 abbiamo fondato con il principe Pierre de Lyon l'ordine mondiale dei templari, l'ordine del temple. Oggi abbiamo più di 72 ordini mondiali che si sono uniti alla Confederazione Internazionale di San Bernardo di Chiaravalle. Abbiamo due cardinali come padri spirituali, un portoghese, ecco, manca a farlo apposta, il proprietario portoghese, il Sua Eminenza Reverendissimo José Saraiva Martinez, che è stato prefetto della Congregazione dei Santi, pensate un po', ha santificato e ha beatificato 1380 tra santi e beati, Padre Pio,
Maria Teresa di Calcutta, San Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla e tanti tanti altri. Oggi per noi è un grande giorno perché quest'anno ho incontrato un fratello, Menard. Vieni qua, Menard. L'abbiamo... Un momento. Menard, abbiamo chiuso un trattato di fratellanza, l'abbiamo convertito, è diventato oblato secolare dei monaci cistercensi e io spero che anche voi, fratelli, il 20 agosto, in occasione del santo di San Bernardo, diventerete anche voi monaci laici. E questa è una cosa bellissima. Perché... Monarchie? C'è ça? Donc je suis monarchiste, il n'y a pas de problème. È una cosa bellissima perché saremo e siamo gli unici al mondo, veri templari. I templari sono nati monaci guerrieri. Monaci e guerrieri. Vive le roi. Il vero fondatore dell'ordine era San Bernardo. Bravo. Grazie a San Bernardo, bravo. Grazie a lui, l'ordine templare ha ottenuto il riconoscimento dalla Chiesa di Roma. Grazie a San Bernardo e lo zio di San Bernardo, che era Montbart, era il fratello della mamma, che ha voluto chiamare a sé, insieme a Ugo de Mayans, San Bernardo, è riuscito l'ordine per un decennio a diventare l'ordine ufficiale della Santa Chiesa. Poi con noi sono nati gli ospedalieri, i cavalieri di Malta, i cavalieri del Santo Secondo, ma erano di secondo, ma i più forti chi sono? I templari. Come chi sono? Chi sono i cavalieri più forti? I templari. Allora, grazie fratelli di San Bernardo, cavaliere di San Bernardo, grazie miei fratelli, voglio abbracciare il nuovo cavaliere David, dove sta? I tuoi tre cavalieri, dove stanno i nomi? Come si chiamano? Nema. Chevalier. Come si chiama? Nema. Ah. Tri. Nathalie, dove sta Nathalie? Evelyn. Nathalie, alzati. Nathalie. Vai, poi. Chi è là? Evelyn. Alzati, Evelyn. Vai, Davide, alzati. Vai. Poi. E Olivier. Olivier, dove sta? Allora, quello che voi dovete imparare bene. Ehi. Un attimo. Quello che voi dovete imparare bene è il nostro motto. Il motto dei templari. Deus vult. Deus vult. Deus vult. Adesso solo voi. Ma cosa vuol dire? Dio lo vuole. Deus lo vuole che voi siete templari. E adesso voi dovete dire Non nobis domine. Set nomini. Tuo da gloria. Vuoi sapere cosa significa? Ok. La traduzione in francese c'est non, mon Dieu, pas pour moi, rien que pour toi et pour ta gloire. In italiano, no per noi, Signore, no per noi, ma sempre a solo per il tuo nome. Deus vult. Alla battaglia, via. All'attacco, vai. Bene. Vai.